Parli solo del territorio pugliese o parli a livello nazionale? A livello nazionale, partendo ovviamente dal territorio che conosci meglio tu. Come già accennava l'amico avvocato Bordone, insomma, ormai è diventata una cosa che ogni giorno si vede legiferare, no? Ogni giorno c'è un comune che legifera sugli orari, ogni giorno c'è una regione che legifera sulle distanze, senza cognizione di causa, senza studi scientifici. Ormai ogni giorno si è, quello che dico sempre, ormai chi la fa meglio? C'è quello 500 metri, quello 800 metri, quello 6 ore al giorno, io sono più bravo di te 5 ore al giorno, ormai non c'è più vita, non c'è più sicurezza, no? Per le imprese, cioè non si sa più dove si va a finire. Cioè, su quelle normative, che voi onestamente non portano da nessuna parte, che quegli studi scientifici, e non l'abbiamo detto solamente noi, se dovuto superiore la sanità, l'Ispes, il procuratore della Repubblica, hanno sempre detto che effettivamente le distanze non servono a nulla. E questo è, però purtroppo oggi il primo provvedimento che fa la regione, il primo provvedimento che fanno i sindaci sono gli orari e le distanze. Poi non solo le distanze, ogni giorno si aumentano sempre i luoghi sensibili, cioè i luoghi sensibili, raggiungiamo il banco, ma c'è l'asilo, e la scuola, e la chiesa, e le scuole di danza, le scuole pubbliche, cioè ormai ogni giorno c'è una cosa. Mi sono fatto manifestazioni importanti anche davanti a Montecitorio.